ognuno vede gli elefanti a modo suo. È il pensiero di Carl Sandburg, un poeta americano contemporaneo. È anche il titolo di un suo breve poemetto in prosa che credo valga proprio la pena di leggere insieme. Wilson e Pilser e Snack si fermarono davanti all'elefante del giardino zoologico. Wilson disse: «Come si chiama? Viene dall'Asia o dall'Africa? Chi gli dà da mangiare? Ma è maschio o femmina? Quanti anni ha? Ma fanno gemelli? Quanto costa dargli da mangiare? Quanto pesa? E se muore, quanto costerà un altro? Se muore, cosa fanno delle ossa, del grasso e della pelle? E cosa serve starlo a guardare?» Pilser non fece domande, mormorava: «Sembra una casa completa, mura e finestre, le orecchie venute da alti campi di grano per Diana. L'architetto di quelle gambe era un artista per Diana. Per Diana si leva come un ponte sopra acque profonde. Ha la faccia triste e gli occhi miti. So che gli elefanti sono buoni con i bambini». Snack alzò gli occhi e li riabbassò e infine disse a se stesso: «Di fuori è un bel pezzo d'accidente. Scommetto che ha un cuore forte. Scommetto che anche dentro è forte come una caldaia di quelle ben bullonate». Non si misero a discutere, non si gettarono niente in faccia. Tre uomini videro l'elefante in tre modi diversi e lasciarono la cosa a quel punto. Non sciuparono un pomeriggio domenicale pieno di sole. La domenica viene soltanto una volta alla settimana, si dissero. E adesso vediamocelo anche noi, l'elefante, il signore della giungla, l'elefante indiano, nel suo ambiente e nella sua vita privata, anche quella più intima. E naturalmente ognuno lo guardi e lo giudichi a modo suo. L'India è uno dei luoghi dove vive l'elefante asiatico ed è lì che si trova la più grande popolazione di elefanti asiatici del mondo. Del numero totale stimato di oltre 20.000 unità, circa 6.000 vivono in quest'ultimo forte concentramento nel sud. Questo è uno degli habitat più adatti per l'elefante e va dal clima secco alle foreste umide decidue, con una vegetazione che comprende erba, sempreverdi e piante spinose. Gli elefanti qui sono relativamente al sicuro e hanno le migliori possibilità di sopravvivere a lungo. Raramente sono stati ripresi dalla telecamera allo stato selvaggio. Gli elefanti africani e quelli asiatici differiscono notevolmente. L'elefante africano è più grande e ha orecchie più grandi. Quello asiatico ha la fronte a cupola e solo il maschio è munito di zanne, mentre in quello africano sia i maschi che le femmine ne sono forniti. Essi sono i mammiferi terrestri più grandi e hanno un enorme appetito. Necessitano di circa 150 kg di foraggio verde al giorno. In realtà, essi non smettono di mangiare nemmeno durante la notte. La proboscide è un organo dai molti scopi, ultrasensibile. Un naso in cima a un bastone. Viene usata dall'elefante in tutti gli aspetti della sua vita, per odorare, per toccare, per bere e per mangiare. Gli elefanti sono altamente socievoli e vivono in piccoli gruppi familiari nei quali il capo è la femmina più anziana. In questo gruppo ci sono quattro giovani maschi. Le loro zanne cominciano a crescere quando hanno circa 2 anni e continuano a crescere durante tutta la vita. Raggiungono la maturità a circa 14-15 anni. I maschi maturi sono prevalentemente dei solitari, ma si uniscono al branco delle femmine al momento degli amori. Alcuni dei maschi non hanno le zanne, ma compensano questo fatto con una proboscide molto più spessa e tendono ad essere più muscolosi e più aggressivi. Sono detti makanas.
Nella popolazione maschile lo status viene mantenuto mediante delle finte lotte che servono a mettere alla prova la forza di ogni animale. È molto difficile trovare un grosso elefante portatore di zanne, poiché molti sono stati uccisi per prenderne l'avorio pregiato. Questo maschio ha circa 35 anni e può raggiungere l'età di 120 anni. Pesa circa 5 tonnellate e mezza, con un'altezza alla spalla di 3,20 metri.